Se fosse una vendemmia sarebbe un'annata da ricordare, la stagione 2022-2023 per la pallavolo lombarda è una di quelle da mettere in cornice e anche se alla fine non dovessero arrivare trofei da esporre in bacheca, la regione che vanta più tesserati in Italia sta facendo grandi cose anche in livelli più alti. Il vero volley in Monza, un unicum a livello italiano capace di schierare due squadre in entrambe le massime categorie, si sta giocando per il secondo anno di fila lo scudetto con le ragazze del vero volley Milano, che anche se porta il nome della metropoli, gioca all'Arena di Monza. Anche quest'anno deve vedersela con la corazzata Conegliano, capace di vincere gli ultimi quattro scudetti. In gara 1, sabato sera, a Treviso la spuntata Limoco al tie-break al termine di un match di rara bellezza. Domani sera gara 2 in un palazzetto di Monza già completamente esaurito, un'arma in più per le ragazze. Soprattutto nel finale, no? Quando le energie iniziano a scarseggiare, ti si genera quell'energia esterna che ti può dare una spinta emotiva a fare quello step in più finale. Noi nell'arena abbiamo vissuto emozioni forti lo scorso anno e quest'anno. Basta pensare alla semifinale di gara 2 contro Scandici, un palazzetto stupendo, dei tifosi magnifici, hanno sempre correttamente spinto le nostre e sì, sarà un'arma in più e vogliamo sfruttarla. A guidare le Brianzole la regia dell'azzurra Alessia Orro e la mano pesante dell'americana Thompson, autrice di ben 36 punti nella prima partita di una serie al meglio delle 5. Conegliano ha vinto 5 degli ultimi 8 scudetti, il mondiale per club, oltre alla Supercoppa e Coppa Italia quest'anno battendo proprio in finale il vero volley, ma nonostante il blasone degli avversari, Monza giocherà a testa alta. Abbiamo voglia di spodestare Conegliano, ma dobbiamo essere rispettosi di una squadra che negli ultimi 6 anni, credo, è sempre lì, quindi c'è da imparare dai più forti, ma non aver timore dei più forti. Ancora una volta le ragazze hanno fatto meglio della squadra maschile del vero volley, settima in regular season, eliminata ai quarti in 4 partite da Trento. Nella Superlega la grande sorpresa è stata l'Allianz Power Volley Milano, ottava in regular season, nei quarti ha battuto a gara 5 in trasferta Perugia, imbattuta in regular season e capace di vincere il mondiale per club. Ammetto che è stato un campionato straordinario perché insomma io contavo di aver ricostruito una squadra dal quinto al sesto posto e siamo riusciti a eliminare persone giovani. Io non ho gli Avenger, ho la squadra forse più giovane del campionato, c'è un ragazzino che fa il regista che va ancora in giro in metropolitana e tram perché non ha la patente e quindi meraviglia che è stato convocato in nazionale questa settimana, meraviglioso il risultato di essere arrivati nei primi quattro. Il giovane regista è Paolo Porro, genovese, classe 2001, mani raffinate, mente lucida. Una squadra di Milano non arrivava in semifinale da 20 anni esatti e dopo tanto tempo si è rivisto il Paralido completamente esaurito con oltre 5.000 spettatori, anche se in passato la Power Volley era riuscita a portarne 12.500 al forum di Assago. Qualche anno fa, quel famoso 12.500, venivano a tifare per gli altri, venivano a vedere gli altri, invece quest'anno tifavano per noi perché ovviamente la squadra era la squadra di Milano. E per l'anno prossimo il presidente promette nuovi investimenti per entrare nella storia. Negli sport di squadra, la pallavolo insieme alla pallanuoto sono le uniche discipline in cui la città di Milano non ha mai vinto lo scudetto.